Così come è strutturata, l'IMU è una tassa iniqua e vessatoria perché se la prende con tutti i cittadini, soprattutto con le fasce più deboli e più oneste. Invece di far pagare ai pensionati, ai contadini, agli imprenditori che hanno uno stabilimento su cui fanno lavorare gli operai, facessero pagare l'IMU alle fondazioni bancarie, ai grandi istituti di credito e la smettesse il governo Monti di favorire sempre e solo le lobby economiche finanziarie, di distruggere e annichilire le famiglie e le piccole e medie imprese. Berlusconi o Di Pietro non ci azzecca proprio niente, perché voglio dire, è come dire il diavolo all'acqua santa. Io ritengo che Monti sostituendo Berlusconi abbia fatto un bene al paese, perché prima Berlusconi, quando andava in giro per il mondo, ci faceva vergognare, perché ci rendeva ridicoli, ci sentivamo umiliati, offesi, derisi, irrisi da chi guardava il nostro paese come un paese del bunga bunga e dei godimenti notturni. Oggi con Monti abbiamo al governo delle persone di qualità, di cui però noi dell'Italia Valori contestiamo il progetto politico, il merito delle decisioni prese, in quanto in una realtà come quella italiana c'è bisogno di una maggiore uguaglianza sociale, c'è bisogno di innalzare lo stato sociale delle fasce sociali più deboli, c'è necessità di portare a un livello di maggiore uguaglianza quel sistema delle imprese, quelle persone che rispettano la legge, pagano le tasse e si comportano a mani pulite. Invece il governo Monti si è preoccupato soltanto di far quadrare i conti con la BCE europea senza preoccuparsi di chi far pagare il conto, anzi andandolo a prendere solo ai più disperati e ogni giorno raccontando che ha bisogno di un altro tecnico per farsi spiegare che cosa deve fare per ridurre la spesa pubblica. A Monti ho segnalato, anch'io sono uno di quei 40-50 mila che hanno fatto la segnalazione, dandogli l'indirizzo di mia sorella, che è una contadina in pensione di 75 anni, che saprebbe dirgli esattamente cosa fare per non sprecare inutilmente i soldi nel comprare 100 aerei, nel tenere la guerra in Afghanistan, nel prendersela con gli esodati fiscali, e gli spiegherebbe anche che basterebbe mettersi d'accordo con la Svizzera per fare una lotta più matura e più sincera nei confronti degli scudati fiscali piuttosto che degli evasori totali. Angelo Mancini rappresenta la vera foto di Vasto, perché noi la rilanciamo quella foto, noi vogliamo costruire un'alternativa di area riformista, di centro-sinistra, in cui però chi sta al governo della città piuttosto che del paese si occupa di tutti i cittadini della città e del paese, e così come Hollande in Francia, anche qui in Italia, si facciano delle scelte politiche nell'interesse di tutti. Ciò che non è stato possibile fare e realizzare qui all'Aquila, semplicemente perché appunto all'Aquila, come in alcune altre città, per esempio Palermo, abbiamo una parte di quella foto di Vasto che ha svenduto la propria storia, la propria dignità, il proprio progetto politico. E quindi noi chiediamo ai cittadini di darci più forza per poter meglio realizzare uno Stato sociale che sia più in difesa delle fasce sociali più deboli e dei più onesti. Dico a questi cittadini di non fare, appunto, come mi hanno detto a Palermo quando sono andato a sostenere Orlando, che la stessa situazione di Mancini qui all'Aquila, dicendo: ma bravo, 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 vai avanti, noi non ti abbiamo votato, ma tu vai avanti lo stesso. Per andare avanti, Mancini all'Aquila, noi dell'Italia Valori in tutta Italia, abbiamo bisogno della forza del voto dei cittadini, in modo da far sentire la nostra presenza e la loro volontà all'interno delle istituzioni e costruire quell'area riformista tutti insieme, di cui crediamo siamo i più determinati rappresentanti. A quei cittadini del centro-sinistra io mi rivolgo, per non sprecare il voto a chi invece ha tradito questi ideali. Io mi auguro che nel ballottaggio gli altri partiti della foto di Vasto ci diano una mano a battere le destre. L'Italia dei Valori ha sempre votato, sempre,
dal primo giorno che è andato in Parlamento l'autorizzazione all'arresto o a qualsiasi altro atto richiesto dalla magistratura, perché noi riteniamo che in Parlamento ci debbano stare persone da trattare sul piano giudiziario uguali agli altri cittadini. Non vogliamo che in Parlamento ci siano degli impuniti, ma delle persone che non commettono reati. Non abbiamo gli sconti nella giustizia, vuol dire semplicemente mancanza di giustizia. Da Bergamo e di tutta Italia viene ribadito ancora quel messaggio che 2 mesi fa noi dell'Italia dei Valori dentro il Parlamento abbiamo denunciato pubblicamente, istituzionalmente, quando abbiamo detto che c'è un'Italia disperata che sta passando dal disagio alla protesta, dalla protesta anche alla violenza. Ci è stato detto che noi istigavamo alla violenza, no, noi facevamo la fotografia di un dramma reale. Con questo non sto giustificando la violenza a Bergamo, perché c'erano 12 cittadini che sono stati sono stati sequestrati. Sto dicendo che non possiamo far finta di scambiare la causa con l'effetto. A Bergamo c'è stato un effetto disperato di una persona disperata che non sapeva più come arrivare a fine mese, e allora lo Stato la deve smettere di continuare soltanto a ragionare in forma ragionieristica, di far quadrare i conti, e deve impuntare i piedi con Bruxelles, con l'Unione Europea, con la BCE, con l'euro, affinché il ripianamento avvenga in modo graduato, affinché ci sia una diversa individuazione di quali sono le spese da eliminare, e ci sia una diversa individuazione di quali sono le fonti di entrata per far riquadrare i conti, perché così come sta lavorando il governo Monti, sta lavorando come quel medico che si comporta in modo perfetto in sala operatoria, poi uscito fuori dice ai familiari: operazione perfettamente riuscita, il paziente è morto. L'Italia dei Valori all'Aquila e in alcune altre città italiane, tra cui Palermo, sta rilanciando all'un tempo lo spirito della foto di Vasto, cioè i cittadini che credono che le istituzioni, chi fa politica, devono occuparsi di tutti i cittadini, alzando il livello sociale di tutti, ma nello stesso tempo sta impegnandosi per una riqualificazione della classe dirigente. Lo abbiamo fatto già a Napoli, sa? A Napoli, quando noi dell'Italia dei Valori, come Mancino oggi all'Aquila, noi con De Magistris a Napoli, ci dicevano: perché avete rotto la foto di Vasto? No, quella era la foto di Vasto. Infatti oggi a Napoli il PD ha messo la coda in mezzo alla gamba e ha capito che ci doveva dare e ci deve dare una mano per un rilancio di quella città. Ci auguriamo che con il sindaco Mancini, anche qui, un domani il PD abbia un atto di resipiscenza operosa e rimette in piedi quella coalizione all'insegna della innovazione, del ricambio generazionale e della trasparenza nella gestione della cosa pubblica. L'Italia dei Valori all'Aquila e in tutta Italia si sta impegnando per costruire e ricostruire un paese dalle macerie di Tangentopoli, dalle macerie di Berluscopoli, che è andato ben oltre Tangentopoli. Durante Tangentopoli noi scoprivamo reati e colpevoli. Durante Berluscopoli abbiamo avuto reati sbiancati, nel senso che per legge non erano più reati, e colpevoli resi impuniti. E il dramma che oggi possiamo, anche se possiamo fare a meno di Berlusconi, abbiamo creato tanti berlusconini nel nostro paese e in giro per l'Italia, Aquila compresa, perché si è instaurata l'idea che il più forte, il più furbo, il più spregiudicato, il più malevolo possa andare avanti come nella giungla. Il lupo si mangia l'agnello. Ecco, noi dell'Italia Valori vorremmo ridare voce, speranza e possibilità di vivere anche agli agnelli. Angelo Mancini, candidato sindaco Italia dei Valori, oggi si chiude la campagna elettorale. Che tipo di campagna elettorale è stata? Una campagna elettorale normale per me. Io ho portato avanti, ho parlato sempre del programma, di quello che si può realizzare subito e non grandi progetti per questa città, perché penso o si riparte da quello che oggi è possibile fare, altrimenti sarà difficile anche il futuro. Sensazioni per lunedì? Ma sensazioni, speriamo che le persone sappiano scegliere chi può amministrare meglio questa città e non fare una scelta politica, perché oggi parlare di politica in questa città stride fortemente con la situazione che c'è.